Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura i numeri dell'emergenza sanitaria. Dai test effettuati una sola persona è risultata contagiata dal Covid-19 nelle ultime 24 ore. Nessun decesso, mentre positivi in Abruzzo sono ancora 145. Un nuovo caso di Covid-19 riscontrato oggi in Abruzzo, nella provincia di Pescara. Si conferma così il trend degli ultimi giorni nella nostra regione. 8 guariti in più rispetto a ieri, che attestano il numero delle persone attualmente positive al virus in Abruzzo a quota 145. Di queste 27 sono ricoverate in terapia non intensiva, una persona in meno rispetto a ieri, mentre in 118, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nessun paziente affetto da coronavirus è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati eseguiti 111.752 test che hanno portato all'individuazione di 3.310 contagi. Del totale, 229 sono residenti o domiciliati nella provincia dell'Aquila, 827 in quella di Chieti, 1.593 in quella di Pescara, 632 nella provincia di Teramo, 26 provengono da fuori regione, mentre di 3 casi non è indicata la provenienza. Finora il Covid in Abruzzo è costato 464 vite. I numeri dell'emergenza sono forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. La squadra mobile della Questura di Teramo avrebbe scoperto e smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio lungo la costa teramana. La base operativa era a Martinsicuro all'interno di una rivendita di auto. Copertura questa per lo spaccio di cocaina e marijuana a Villa Rosa. 5 gli arresti in esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare. 3 persone infatti sono ancora irreperibili. Ascoltiamo il dirigente della mobile, Roberta Cicchetti. Questa mattina la squadra mobile di Teramo ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti sulla costa nord della provincia teramana. Sono stati arrestati 4 albanesi, 2 tradotti in carcere, 2 sono ancora irreperibili. È stato arrestato un italiano che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'attività di indagine ha permesso di accertare che si trattava di una pericolosissima organizzazione criminale avente base a logistica a Villa Rosa di Martinsicuro, nei pressi di un'autorivendita di autovetture che fungeva da copertura e di un'organizzazione molto pericolosa caratterizzata dalla disponibilità di armi, dall'uso di violenza dei vertici nei confronti dei pusher che prendevano la sostanza stupefacente a credito, caratterizzata da un sistema verticistico in cui tutte le cessioni dovevano essere autorizzate dai vertici dell'associazione, un'associazione che garantiva ai pusher alloggi, autovetture, schede telefoniche e anche assistenza legale nel caso in cui fossero incappati nelle maglie della giustizia. Nel corso dell'indagine sono state documentate numerosissime ipotesi di cessione di sostanze stupefacente del tipo cocaina e marijuana che avvenivano oltre che all'interno nei paesi della costa nord della provincia teramana, quindi dall'Adriatica a Martinsicuro e a Tortoreto, anche in alcuni comuni della provincia dell'entroterra. Parliamo ora di infrastrutture. Grazie al decreto semplificazioni varato ieri dal Consiglio dei Ministri, verranno sbloccate dal governo opere importanti, fra cui l'ammodernamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, di cui si parla ormai da anni, e il raddoppio di un tratto della Pescara-Bari. Il sottosegretario D'Annunzis esprime però preoccupazione per la situazione dell'autostrada A14, sulla quale i cantieri bloccano ancora la circolazione. Ascoltiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sottosegretario, il decreto semplificazione potrebbe dare una mano alla nostra regione per quanto riguarda le grandi opere o comunque alcune di queste. Parliamo soprattutto in particolare della Pescara-Roma, dell'ammodernamento della linea ferroviaria e del raddoppio della Pescara-Bari.
Sì, è notizia di oggi che il governo ha approvato questo decreto nel quale ha inserito diverse opere. Attendiamo di leggerlo per valutarne la portata e riteniamo che ormai non sia più procrastinabile interventi sulla Pescara Bari, sulla dorsale adriatica e sulla Pescara Roma, anche perché sono interventi di cui se ne parla da anni e fino ad oggi diciamo non è stato dato un seguito alle parole. Speriamo che il governo intenda affrontare con forza questo problema e permetta così all'Abruzzo di uscire da una specie di isolamento nel quale fino ad oggi è stato. La Regione in questi giorni insieme a RFI ha attuato dei tavoli di lavoro e sono state fatte delle proposte. È chiaro che a questo vorrei aggiungere anche il problema sulla dorsale adriatica della A14. Sinceramente è una situazione insostenibile, è una situazione a cui né ASPI né il governo mettono riparo e che rischia di trasformarsi in una grossa penalità per la nostra regione, soprattutto nel periodo delle vacanze. La autostrada A14 è diventata una autostrada impercorribile, sembra quasi una parallela alla statale 16, oramai non si viaggia più su due corsie ma solo su una corsia. Torniamo sulla questione terremoto perché ci avviciniamo al quarto anniversario del primo terremoto che sconvolse il centro Italia e da allora la ricostruzione è ancora in salita, per questo i sindaci hanno scritto al governo. C'è la doppia firma del presidente dell'ANCI nazionale Antonio De Caro e del coordinatore nazionale dei presidenti delle ANCI regionali Maurizio Mangialardi su una lettera inviata al premier Giuseppe Conte. La richiesta è quella di un incontro urgente sulla ricostruzione post-sisma degli oltre 130 comuni di 4 regioni diverse colpiti dal sisma del 2016. Le scriviamo per sensibilizzarla sul tema della ricostruzione, scrivono nella lettera, che risulta ancora fortemente rallentata e rischia, senza un impulso urgente e concreto da parte del governo, di generare un forte allarme sociale nei territori e nella comunità, scrivono De Caro e Mangialardi. I vertici dell'ANCI fanno riferimento alle proposte di semplificazione delle procedure della ricostruzione che su impulso del commissario straordinario Giovanni Legnini erano state presentate per la conversione del decreto rilancio. Il mancato accoglimento, scrivono ancora De Caro e Mangialardi, ha creato la nostra preoccupazione e il nostro disorientamento circa i tempi e modalità di una ricostruzione che sconta ritardi pesantissimi. La richiesta è di avere un'occasione di confronto in tempi brevissimi al fine di fugare ogni incertezza e condividere soluzioni che trovino accoglimento all'interno del prossimo decreto legge in materia di semplificazioni. Andiamo ora nell'entroterra. I lavoratori stagionali, provenienti per lo più dall'estero, anche quest'anno assicurano che i prodotti della terra arrivino sulle nostre tavole. Non solo, dopo il blocco dovuto al lockdown, attualmente si raccoglie l'aglio nel Fucino. Vediamo come procede nel servizio di Gioia Chiostri. Com'è stato tornare al lavoro dopo tutta questa emergenza sanitaria, il coronavirus, la quarantena, queste difficoltà, no, di poter tornare qui nel Fucino a lavorare? Sì, meglio, tutto è andato bene, l'aereo, tutto è bene, fino adesso tutto è bene, grazie, grazie Italia. Come si può vedere, siamo in piena fase di raccolta dell'aglio. L'odore circostante riporta ad un senso di familiarità, di tenacia, di lavoro duro ma soddisfatto. 124 lavoratori stranieri giunti col corridoio verde in Abruzzo per 40 aziende del Fucino. Partiamo dai numeri puri per arrivare al nocciolo della questione. Il primo settore durante il lockdown ha sofferto. Ha sofferto perché è mancata la manodopera per le principali produzioni della campagna fucense. Poi c'è stato lo sblocco grazie all'adoperarsi di Coldiretti, autorità del Marocco, questura e carabinieri. La quarantena è terminata da circa 10 giorni e ci troviamo in un'azienda che è una delle 46 aziende. Il 5 giugno sono rientrati i 124 collaboratori con il volo direttamente da Casablanca. Dopo tutte la quarantena, dopo tutte le pratiche burocratiche, i collaboratori sono tornati nelle varie aziende a fare il lavoro che hanno sempre fatto ormai da tanto tempo. Quindi ricordiamolo anche ai nostri telespettatori, adesso il primo settore, l'agricoltura, in questo caso ovviamente l'agricoltura del Fucino, è una materia
materia totalmente organizzata, quindi servono tot lavoratori, c'è una stagionalità che comunque va rispettata e soprattutto i mercati devono essere saturi, quindi sono prodotti comunque indirizzati a determinati mercati. Sì, quando nei mesi scorsi, quando si parlava di operai, collaboratori eccetera, sembrava banale dire venire a lavorare nel Fuji, ma non è più così, ormai i tempi sono cambiati, maggiormente in questo periodo di restrizione non sarebbe neanche semplice affiancare nuove persone per far imparare il lavoro, e quindi è importante che questi operai sono tornati, i collaboratori sono tornati, così come è importante il discorso che dal 15 giugno sono rientrati a livello nazionale altri 150.000 braccianti e comunitari e extracomunitari. L'agricoltura sicuramente nazionalmente non si è fermata, non si è arrestata a seguito dell'emergenza sanitaria e del lockdown, però sono emerse tante criticità anche nel primo settore. Nel particolare nella sua azienda quali sono state le criticità e i maggiori disagi? Innanzitutto la manodopera, come sappiamo tutti che per fortuna con il ritorno di questi collaboratori la situazione insomma si è appianata, come si può anche vedere la raccolta a pieno regime, ma anche tutti i trapianti. Il periodo del coronavirus non ci ha creato poche difficoltà, sono molte quelle che ancora abbiamo e ci portiamo avanti, comunque con tante difficoltà siamo riusciti ad andare avanti. Per fortuna anche lo sblocco di questo corridoio umanitario, lavorativo, ci ha consentito di andare avanti e di lavorare. Tra l'altro sono prodotti bio. Questa è un'azienda completamente bio, sono prodotti destinati al Nord Europa, Nord Italia e Nord Europa. Costituire un gruppo di lavoro per elaborare un progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, tale da contemperare tutti gli interessi di gioco. È quanto emerso dall'incontro tenuto lunedì in soprintendenza a Chieti. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Si è svolto due giorni fa l'incontro a Palazzo Zambra a Chieti nella sede della soprintendenza regionale per l'archeologia e le belle arti per discutere del restyling dello stadio Adriatico Cornacchia, incontro che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 16 giugno ma poi rinviato per l'assenza di un tecnico. Presenti la dottoressa Mencarelli e l'architetto Pezzi per la soprintendenza, il professor Varagnoli per il Ministero della Cultura, il sindaco di Pescara Masci e i presidenti del Pescara Sebastiani e del CONI regionale Imbastaro. Come riferito in una nota dal primo cittadino Carlo Masci, la riunione si è conclusa con l'impegno di tutti di costruire in tempi brevi un gruppo di lavoro formato dai tecnici dei rispettivi enti per costruire un percorso condiviso di ipotesi progettuali che permettano di dotare Pescara di uno stadio all'avanguardia senza cancellare la sua memoria storica e architettonica. I nodi da superare per procedere alla riqualificazione dello stadio restano essenzialmente due: il vincolo architettonico sulle colonne dell'urbanista Luigi Piccinato e la presenza della pista d'atletica quale elemento caratterizzante l'impianto. Ma oramai l'indirizzo dell'UEFA è proprio quello di far disputare gare in arene prive di pista per una migliore fruibilità dello spettacolo. Nello stadio Adriatico Cornacchia andrebbe dunque adeguato a queste disposizioni. Tralasciando l'ipotesi di un nuovo stadio, un progetto era stato presentato 3 anni fa ma non ci sono mai stati sviluppi, nel cassetto è stato riposto da tempo un altro progetto studiato dalla Pescara Calcio per il restyling, poi arenatosi di fronte alle istanze della soprintendenza. Il dialogo ora riprende con la speranza di superare le fasi di impasse del recente passato. C'è stata un'apertura in questo ultimo mese grazie all'intervento del sindaco Masci e abbiamo fatto questo ulteriore incontro dove si è stabilito di ricreare un tavolo tecnico per capire un pochettino se ci sono se c'è la possibilità di rimettere in piedi un progetto sullo stadio attuale che contempli le esigenze del vincolo, dei vincoli che ci sono, ma che contempli anche le esigenze di chi poi dovrà fare l'investimento, perché è evidente che l'investimento si deve reggere, altrimenti nessuno si metterà in mente di farlo. Il prossimo step è cercare di trovare la possibilità di incontrarsi per capire quali sono le esigenze, o meglio le prescrizioni della sovrintendenza, e quali sono le nostre esigenze riportate su un progetto che deve essere sostenibile.
Andiamo a Teramo, firmata stamane in comune la convenzione in stipula tra il consorzio Punto Europa e Leganet, la società della Lega delle Autonomie Locali. Vediamo. L'accordo che si fa con Coop Teramo stamattina è un accordo di partenariato. Noi abbiamo individuato in questo consorzio un punto interessante e strategico per lo sviluppo di progetti di partenariato istituzionale per noi. Per fare questa attività occorre sviluppare della progettazione, per fare la progettazione occorrono avere delle competenze e insieme al consorzio pensiamo di iniziare a sviluppare questo tipo di attività. È un accordo strategico perché il consorzio si pone al centro di una progettazione nazionale di condivisione di competenze con Leganet, che è un'eccellenza sul piano nazionale per i servizi, la gestione dei servizi per la pubblica amministrazione e non solo, e diciamo che per noi questo significa anche andare a valorizzare quelle competenze interne che abbiamo maturato negli anni e che oggi possono rappresentare un'opportunità per l'intero sistema territoriale della provincia di Teramo, ma non solo, anche dell'intero Abruzzo. Parliamo di innovazione tecnologica, di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di 5G, ma anche di aree interne, valorizzazione delle aree interne attraverso risorse. Noi siamo assistenza tecnica dell'area interna a Valfino Vestina, per esempio, dove stiamo giocando una partita importante che vale milioni di euro, e in questo il consorzio, diciamo, oggi si apre a questa opportunità, a questa relazione che significa scambio di competenze ma anche, ripeto, di opportunità. Un calendario ricco e variegato, quello presentato dall'ente Manifestazioni Pescaresi con Singing in the Streets, la rassegna musicale che si terrà dal 10 luglio al 29 agosto in Piazza della Rinascita e Piazza Primo Maggio a Pescara. Da quell'istante insieme a te è ciò che provo. L'omaggio di Piero Mazzocchetti ad Ennio Morricone, grande genio della musica italiana appena scomparso, è stata presentata Singing in the Streets, la manifestazione ideata dall'assessorato al turismo e grandi eventi del comune di Pescara in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi, che prevede 12 concerti tutti gratuiti dal 10 di luglio al 29 di agosto tra Piazza Salotto e la nave di Cascella nel cuore di Pescara. Abbiamo inoltre fatto questo progetto per accompagnare un progetto sperimentale che stiamo portando avanti, che sto portando avanti come assessore al commercio, cioè quello di aprire i venerdì e sabato fino a mezzanotte i locali nel centro commerciale naturale, ma anche in zone dove appunto sono particolarmente deputate allo shopping, perché a nostro giudizio questo comporta anche uno sviluppo non solo da un punto di vista commerciale ma anche turistico, perché è chiaro che il turista dopo una giornata al mare, dopo una buona cena nei ristoranti pescaresi, può anche andare presso i nostri bellissimi negozi qui a Pescara. La rassegna, che unisce diversi generi e stili musicali, ha un duplice obiettivo: da una parte dare un'opportunità concreta di lavoro ed espressione artistica ai musicisti del territorio, dall'altra offrire un aiuto alle imprese del commercio e del turismo. Questa somma di questi due fattori, cioè dare una piccola goccia magari, ma un aiuto concreto ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo, e nello stesso tempo così riempire di suoni gioiosi l'estate le piazze della città, ci è sembrato un obiettivo per il quale valeva pena muoversi e realizzare questa rassegna. È un messaggio di speranza, perché c'è bisogno di, in qualche modo, di proporsi, come dicevo prima, di avere coraggio. Ormai si sa che nella percezione della gente il Covid è scemato, non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna anche comunque essere positivi nel far ripartire tutti i comparti che sono quelli del commercio, ma anche quelli dello spettacolo, perché ci sentiamo un po' messi da parte e ci sentiamo un po' emarginati in questo momento. E a proposito di appuntamenti estivi, si chiama Montesilvano Estate 2020, il cartellone degli eventi estivi in programma nella città adriatica. Oggi la presentazione, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, un calendario all'insegna della sicurezza. Vediamo perché. Parte l'estate di Montesilvano, tanti eventi nei mesi di luglio ed agosto, confermate anche alcune chiusure, isole pedonali nella zona della Riviera, assessore.
Sì, quest'anno in seguito alle vicende del Covid abbiamo deciso di formulare un format diverso. Dunque noi manterremo la chiusura al traffico della riviera, avremo l'isola pedonale corta da lunedì, martedì, da grandi alberghi fino a Via l'Europa esclusa, mentre lunga giovedì, venerdì, sabato e domenica con Via l'Europa compresa, dove ci saranno tutti i commercianti che si riverseranno con i tavolini e con anche dei piccoli eventi. La nostra idea è quella di accompagnare la passeggiata con dei momenti di intrattenimento musicale, che non sono veri e propri eventi che possono quindi rischiare di creare assembramento, ma sono semplicemente delle formule intese ad accompagnare proprio la passeggiata dei cittadini e dei turisti che vorranno intervenire in Montesilvano. Abbiamo deciso di utilizzare questa formula diversa anche un po' per mantenere un profilo basso rispetto a quello che è successo in questa annualità. Quest'anno abbiamo inteso ragionare l'estate con chi poi sarà protagonista, ce lo auguriamo, dopo uno difficile momento che è legato al Covid, ossia i commercianti e il tessuto turistico commerciale appunto della città. Con loro abbiamo ragionato una formula che possa garantire sia quella sicurezza e quelle distanze che sono fondamentali, ma anche un'attrattività da un punto di vista appunto turistico commerciale. Motivo per il quale abbiamo, diversamente dagli altri anni, ragionato degli eventi non grandi ma piccoli, proprio a supporto del commercio e del turismo. Predisporremo dei palchetti sull'isola pedonale, che quest'anno avrà due novità. La prima è che tutti i mercoledì si sposterà su Corso Umberto, proprio per favorire anche il commercio del centro, e per tre giornate di agosto si sposterà sul lato sud di Montesilvano, e questo vuole essere un esperimento che poi potrà ragionarsi anche per il futuro. Appunto con le associazioni di categoria abbiamo ragionato questo e riteniamo di aver fatto un buon lavoro e aver regalato alla nostra città un qualcosa ugualmente di importante. Il Comune di Castelli ha presentato questa mattina in provincia a Teramo l'app La Città che Parla, uno strumento innovativo per la promozione turistica che unisce innovazione e tradizione. La Città che Parla è un progetto che coniuga l'innovazione con la profonda tradizione di Castelli. È in pratica un software, un sito internet al quale si potrà accedere attraverso la scansione di un codice QR che sarà posizionato su delle targhe in ceramica che saranno presenti a Castelli. Queste targhe in ceramica, che sono state realizzate dall'Associazione dei Ceramisti, che ringrazio, saranno posizionate in 6 punti di attrazione turistica, quindi in piazza Roma a Castelli, alla chiesa di San Giovanni Battista, alla chiesa di San Rocco, alla chiesa di San Donato, la celeberrima Cappella Sistina della Maiolica, al Museo delle Ceramiche di Castelli e al Liceo Artistico. Praticamente attraverso la scansione di questo QR si accede ad un sito internet dove è possibile avere sia le informazioni in italiano e in inglese dei siti turistici davanti a quale ci si trova, ma anche avere un home page dove è possibile trovare tutte le informazioni su Castelli, quindi la storia della ceramica, i personaggi storici, gli itinerari naturalistici, i piatti tipici, e anche una sezione molto simpatica che si chiama Scatta un selfie, dove il turista potrà fare un selfie in un punto caratteristico del nostro borgo, e questo selfie rimane in archivio e poi decideremo di premiare il selfie più bello. Quindi è un progetto molto, molto bello, a cui teniamo tanto, al quale stiamo lavorando ormai da 4 anni, e ci tengo a sottolineare che questo QR è di proprietà del Comune di Castelli, quindi il Comune potrà decidere di utilizzarlo e di veicolarlo in tutti i modi che riterrà più opportuno. Ad esempio abbiamo già suggerito ai nostri ceramisti di poter stampare questo QR sui manufatti in ceramica che realizzano, per far sì che questo software possa veicolare il più possibile e parlare di Castelli e della nostra storia. Ed eccoci arrivati allo sport, parliamo di calcio. Prime sedute di allenamento per il neotecnico del Pescara, Andrea Sottil. Nel mirino l'incontro di venerdì sera contro un Perugia, anch'esso in difficoltà. Sarà Prontera di Bologna a dirigere il match all'Adriatico Cornacchia. Il punto nel servizio di Andrea Costantini.
Le immagini parlano chiaro. Andrea Sottil ha vissuto con grande carica le sue prime ore da allenatore del Pescara, seduta intensa e la voglia di trasmettere al gruppo quella cattiveria che spesso ha fatto difetto nel corso della stagione e trascinarlo alla conquista di quei 6-7 punti che mancano alla salvezza. Seduta pomeridiana ieri, mattutina oggi, domattina la rifinitura in vista della delicata sfida di venerdì sera all'Adriatico Cornacchia contro un Perugia che non se la passa molto meglio rispetto al Delfino, poiché ha il medesimo rollino di marcia. 4 punti post lockdown, ma uno nelle ultime 3 partite e appena un punto in più in classifica. Sottil ripartirà dal 4-3-2-1, non ci sarà Scognamiglio e la coppia di centrali sarà costituita da Bettella e Drudi. Fra i 3 interni di centrocampo potrebbe rivedersi Palmiero che, tornato a disposizione nelle ultime 2 partite, è stato tenuto in panca per 180 minuti da Allegro Taglie, mossa che ha destato perplessità nella dirigenza biancazzurra, ma frutto delle scelte tattiche dell'ex allenatore. Il ripristino del centrocampo a 3 riapre la strada al ritorno di Palmiero quale vertice basso. In avanti il compito principale di Sottil è quello di far ritrovare la vena realizzativa a Cristian Galano, sopita a cavallo del lockdown, lui che è il miglior marcatore stagionale del Pescara. Maniero e Borrelli si contendono il posto da centravanti, Pucciarelli e Clemenza quello dell'altro trequartista. Sta meglio Bocic, che tornerà nella lista dei convocati, mentre sono a forte rischio Bojinov e Melegoni. Sul fronte Perugia c'è emergenza centrali con l'ex Ghiomber e Angella che continuano a lavorare in via differenziata e con Sgarbi appiedato dal giudice sportivo per 3 giornate. Migliora la situazione esterna con il rientro dalla squalifica di Di Chiara e il recupero di Falasco. Falcinelli potrebbe andare in panchina mentre ci sono buone chance per il ritorno tra i pali del portiere Vicario. Assente Falzerano, squalificato anch'egli. Occhio di riguardo per i tanti ex che negli ultimi tempi puniscono il Pescara. All'andata lo ha fatto Capone, ma attenzione anche a Carraro e soprattutto a Melchiorri, che a gennaio è stato vicino a tornare a Pescara. Come vicino ai biancazzurri nelle ultime ore del mercato di gennaio è stato Iemmello, in gol 2 volte all'andata. Resta in testa la classifica dei Bomber della B con 17 reti, ma non segna dal 2 di febbraio ed è stato agganciato da Pettinari. Sempre a proposito di ex, a rischio la panchina di Serse Cosmi, sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Massimo Oddo, esonerato a inizio gennaio. Circa i precedenti all'Adriatico sono 6 le vittorie del Pescara, l'ultima nel 2015, 2-1 alla seconda di campionato, firme di Memusciai e Caprari. Nel 2018 l'ultima delle 4 vittorie del Perugia, 0-2 siglato da Juan e Di Carmine, mentre nello scorso campionato è finita in parità 1-1 coi gol di Memusciai e Vido, segno X quello più gettonato, uscito 9 volte. Direzione di gara affidata a Prontera di Bologna, con cui il Pescara ha un solo pessimo precedente, Pescara-Crotone 0-3, con il Perugia score equo, 3 direzioni con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E ora la Serie C, tempo di vacanze per il Teramo che ad inizio agosto ricomincerà ufficialmente il lavoro in vista della nuova stagione, ma per il momento è tutto ancora fermo in attesa delle risposte che Iachini, il presidente, chiede, altrimenti i programmi andranno rivisti al ribasso. Jacopo Forcella. Il mercato in attesa di risposte dal territorio, quella del Teramo sarà un'estate particolare. A poco più di una settimana dall'ultimo atto col Catanzaro, la società biancorossa, come ammesso dal presidente Iachini non più tardi di lunedì, vuole capire se e quanto l'Interland teramano sia disposto ad appoggiare il progetto della dirigenza. Io mi sono più volte lamentato di come il territorio, le istituzioni mi hanno sostenuto in questo anno. Se le risposte dovessero essere positive, ecco che a settembre, o magari prima, come ha fatto capire Iachini, la campagna rafforzamenti sarà in linea con una formazione che in questa stagione ha dimostrato di voler lottare con le prime, pur non riuscendoci mai in fondo. Ed è proprio per la volubilità del calcio che deve aver indotto il massimo dirigente a chiedere aiuto alla piazza per poter assicurare la continuità degli investimenti fatti, ad esempio, nell'estate 2019. A dargli indirettamente una mano potrebbe essere però il suo ex allenatore Bruno Tedino, voci sempre più insistenti lo danno vicino alla panchina della Ferralpisalò, e trovasse l'accordo con i Lombardi, Tedino dovrebbe prima risolvere il contratto che lo lega al diavolo fino al prossimo giugno. Questo consentirebbe al Teramo di risparmiare l'ingaggio del tecnico preso 12 mesi fa come caposaldo del progetto che sarebbe dovuto essere subito vincente. Ma le difficoltà della squadra e la posizione in classifica, acuita dalla sconfitta in casa 0-3 col Monopoli, portarono all'esonero, con tanto di promozione in prima squadra di Cetteo Di Mascio, che confermato per la prossima stagione
sarebbe figura ideale, in caso contrario se le risposte dal territorio che Iachini continua a chiedere non dovessero arrivare. A quel punto, come ha esplicitamente detto lunedì, io penso di essere stato chiaro prima, il nostro obiettivo è quello di non buttare nel cosiddetto water l'acqua sporca con tutto il bambino, e abbiamo tempo fino al 31 agosto, poi io lì ne prenderò una decisione su come programmare e fare gli investimenti. Se devo continuare a fare gli investimenti da soli, faremo una squadra minimale. Io non ho intenzione di continuare a buttare milioni e milioni di euro da soli. Molto semplice. Poi c'è qualcuno più bravo che si vuole fare avanti, per carità, visto che sono uscite delle voci in giro che ci sono persone pronte a comprare il termo, magari venissero qua con i soldi in bocca. Ed ecco allora che nella peggiore delle ipotesi serve un tecnico abituato a lavorare con i giovani. E chi meglio di Di Mascio può ricoprire questo ruolo? L'insidia però sta nel fatto che tra poco meno di un mese si ricomincia e per stilare un programma di cessioni e acquisti servirebbe capire all'interno di quali paletti muoversi. Si possono firmare già dei precontratti che valgono per la stagione successiva, ma il diavolo prima dovrà redigere un consuntivo di quanto potrà spendere, con rischio che le concorrenti a quel punto saranno già rinforzate quando la società biancorossa avrà le idee chiare. Per questo la piazza attende risposte in tempi certi, per non dover rincorrere, dopo averlo fatto per tutto questo campionato in campo, anche sul mercato. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono on demand sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.